gli Augsburg sono esperienze molto interessanti, perché sono questi consumatori che non vanno a cercare l'olio a 3 euro al supermercato, poi chiaramente si sa cosa c'è dentro, ma aiutano a valorizzare proprio il lavoro delle nostre imprese agricole. Prima il Presidente del Consiglio Comunale faceva cenno alla IGP Marche. Noi abbiamo qui Benedetto Ranieri, che è uno degli estensori del disciplinare per questa indicazione geografica protetta per l'olio marchigiano. Siccome ci sono le novità, vi invitiamo qui, per un intervento di 5 minuti, a dirci un po' come sta andando. Sono l'estensore del disciplinare, ma è quello che ha seguito l'iter della pratica a Bruxelles, cioè prima al Ministero dell'Agricoltura e poi a Bruxelles. È la ripetizione, in qualche modo un po' più aggiornata, di quello che è stato un cammino fatto 20 anni fa, tentando di fare la LOP Marche, che però Bruxelles non ha accettato, dicendo carenza di documentazione, eccetera. Siamo ripartiti come consorzio di tutela dell'extravergine Marche, e quindi la pratica è stata effettuata con il nuovo regolamento comunitario, dove hanno fatto proprio la vivisezione di quello che è questo cammino: una relazione storica, una relazione socio-economica, una relazione tecnica, il tutto poi con tutte le procedure necessarie per produrre l'olio, la filiera, riportata nel disciplinare. Il disciplinare è stato approvato dal Ministero, è stato trasferito a Bruxelles. Sono recente da ritorno da Bruxelles con un incontro con la Commissione, che ci ha fatto alcune richieste di integrazione per quanto riguarda le modalità di raccolta delle olive, dicendo che noi le facciamo a mano sui nostri campi, eccetera. E quindi abbiamo integrato il tutto e la pratica è ripartita di nuovo per il Ministero, che è ufficialmente l'organismo che deve fare la trasmissione a Bruxelles, e aspettiamo che entro un mese o due ci sia questo riconoscimento dell'IGP per l'olio extravergine d'oliva delle Marche.